No, no, non è indifferente, guardate che chi dice questa non è una guerra di religione, questo non stiamo dicendo che questo è tutta l'Islam. No, provo a dire non confrontarsi con la realtà. Questo è un... qualcuno lo chiama scisma islamico, ma sono islamici ed è un attacco del fondamentalismo islamico. Ma quello che è eccolo qui, questo è il presidente della Baviera, che dice attenzione che da noi stava transitando un terrorista che stava andando a Parigi, l'abbiamo fermato. Ma sa la cosa preoccupante qual è? Che i servizi, che i servizi contattati il Montenegro, questa persona non era nemmeno segnalata come possibile persona pericolosa, era assolutamente sconosciuta all'intelligence europea. Però aveva un carico di armi in macchina. E appunto, ma è pericolosissimo. Ma è successo per un caso, l'hanno fermato per fare un controllo sporadico, gli hanno trovato una pistola nel bagagliaio. Dopo hanno approfondito le indagini e hanno trovato tutto questo armamentario che ovviamente risulta estremamente pericoloso, però vuol dire che noi, ripeto, non sappiamo chi passa, chi transita, chi è presente sul territorio europeo né tantomeno sul territorio nazionale. Garofa.